Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Questo è il terzo video su come usare Linux Mint per lavoro. Questa volta vediamo come effettuare una migrazione nella gestione della posta elettronica da Windows proprio a Linux Mint. Per usare Linux Mint per lavoro potresti desiderare cominciare a gestirvi la posta elettronica. Se sei abituato a gestire in Windows la tua posta elettronica con Microsoft Outlook, ecco una soluzione rapida per spostare la gestione all'interno di Linux Mint o Ubuntu. Ma fornisco indicazioni su come comportarsi anche se si dispone di un altro client di posta elettronica. La soluzione più ovvia e quella che molti di voi potrebbero suggerire è quella della semplice configurazione con il protocollo IMAP degli account di posta elettronica. Se disponibile per il proprio account, il protocollo IMAP rispetto a quello POP3 consente di mantenere la posta sincronizzata su tutti i dispositivi. Moltissimi utenti poi adoperano la versione webmail della posta elettronica e spesso in ambiente PC non hanno un client come magari sullo smartphone o nel tablet. Questa soluzione richiede però tempo e scaricamento anche di gigabyte di dati. Inoltre potrebbe non coprire la totalità dei dati gestiti in un programma di posta elettronica come agenda, eventi, promemoria. Fin dal mese di marzo, l'articolo del blog Alternativa Linux su cui si basa questo video forniva come unica soluzione una basata su Thunderbird in entrambi i sistemi operativi. Purtroppo al momento le versioni attuali aggiornate di Thunderbird in Linux e Windows non consentono più di percorrere questa strada, per cui l'unica soluzione che avevo previsto non è adesso funzionante. Documenterò certamente se avverranno modifiche nelle prossime versioni di Thunderbird. Offro quindi una nuova soluzione molto seria basata su due client molto robusti in ambiente Windows e in ambiente Linux. Parte del pacchetto Office di Microsoft, Outlook è una scelta quasi obbligata se non si vuole dipendere dai programmi predefiniti di Windows che, dopo Outlook Express, sono sempre stati ridotti al minimo e con poche possibilità di esportare dati. Microsoft Outlook è dotato di un sistema per l'esportazione di dati in formato PST. Tanto basta, in Linux Mint o Ubuntu, a Evolution Mail, il client di posta dell'ambiente GNOME. Evolution è la più degna risposta open source a Microsoft Outlook, un potente client di posta dotato di agenda che si integra con servizi Microsoft Exchange, Google Calendar ed altri. In Windows, apri Outlook, vai nella scheda File, apri ed esporta. Seleziona Importa Esporta. Seleziona Esporta in un file e vai avanti. Scegli File di dati di Outlook, PST, come opzione successiva. Seleziona l'account a monte di ogni attività che vuoi esportare. Indica un percorso, supponiamo il desktop di Windows, in cui salvare il file. Se il file viene esportato correttamente, puoi chiudere Outlook e la sessione Windows e riavviare Linux Mint. Adesso puoi dotare la tua installazione del robusto client di posta Evolution, previsto per l'ambiente grafico Linux GNOME, un client che integra inoltre agenda, funzioni di meeting e accesso a servizi di posta elettronica come quelli Exchange o ai calendari Google per impegni e promemoria. Evolution si trova nei repository ufficiali di Linux Mint e Ubuntu e quindi lo si installa gratuitamente con un solo clic dal gestore applicazioni. Al primo avvio, Evolution ti accoglie con una schermata di benvenuto che consente di configurare il primo account di posta elettronica. Anche se si è in possesso di un file di backup in formato PST, MBOX, DBX o CSV, è consigliabile configurare inizialmente l'account con i dovuti parametri. Premendo Successivo, viene chiesto se si dispone di un file di backup proveniente da Evolution stesso. Si può premere ancora Successivo se non se ne ha uno. Nella schermata Identità va indicato l'indirizzo di posta elettronica. Se lasci attivo il segno di spunta per la ricerca automatica dei parametri, in caso di esito positivo potrai saltare tre schermate di dettagli di parametri tecnici da inserire e ritrovarti nel riepilogo account. Premi Successivo per verificare i parametri o intervieni manualmente nelle schede Ricezione email, Opzioni ricezione e Invio email. Se premi ancora Successivo, ti verrà detto che la configurazione è completa e con il clic su Applica la schermata di benvenuto si chiuderà e ti verrà chiesta la password dell'account. Conviene indicarla perché altrimenti non si riesce ad importarvi il backup. Ma si può sospendere la sincronizzazione in corso e lo scaricamento dei dati da internet, cliccando sull'icona a forma di collegamento via cavo per lavorare offline e metterlo fuori rete. Per prima importare il backup proveniente da Outlook ed evitare di scaricare gigabyte di dati inutilmente.
Nel menu principale di Evolution, sotto la voce File, trovi Import. Si apre una piccola finestra al centro dello schermo con un'utilità davvero di notevole rilievo. Clicca su Successivo e nella schermata che segue, come tipo di importatore, scegli Importa un singolo file. Clicca ancora su Successivo. Nella scheda Seleziona informazioni da importare, clicca sulla prima riga per aprire la schermata per guidare Evolution alla partizione Windows, partendo da più altre posizioni. Identifica la partizione che, montata, ovvero attivata, contiene la struttura tipica del percorso C2 punti di Windows. Poi, attraverso le cartelle Users, tuo nome, desktop, fino al file backup.pst, Evolution imposterà automaticamente il tipo di file in base all'estensione del backup e consentirà di proseguire. Come posizione di importazione, in base a dove dirai di importare i contenuti, potrai dover riordinare più o meno la posizione di alcune cartelle dopo la sincronizzazione online. Puoi indicare la cartella in arrivo del nuovo account senza rischio di creare doppioni dopo che tutto sarà a posto. Spunta tutte le voci che vuoi importare in base a quelle che hai inserito nel PST. Premi Successivo e poi Applica per avviare l'importazione. Dovrai attendere in base alla dimensione del tuo file di backup. Quando avrai terminato, verificherei dalla colonna a sinistra nella finestra principale di Evolution se c'è qualche ridondanza di cartelle e se, per caso, quelle importate sono all'esterno di quelle previste per l'account di posta elettronica configurato. In questo caso potrai interrompere l'eventuale sincronizzazione con IMAP o POP3, copiare il contenuto di quelle importate nelle giuste posizioni. Successivamente eliminerai ogni traccia del file di importazione Outlook cliccando con il destro e scegliendo Elimina. E avvierai la sincronizzazione online limitando al massimo lo scaricamento di dati non necessari. Se non affidi in ambiente Windows la gestione della posta elettronica a Microsoft Outlook, la strada potrebbe complicarsi un po'. La cosa importante è che tu riesca ad ottenere dal programma che adoperi un'esportazione di file in formato PST come quelli di Outlook, DBX come quelli di Outlook Express e successivi, oppure MBOX. Il client su cui vogliamo atterrare in ambiente Linux è in grado di importare anche un backup in formato CSV. Alcuni programmi commerciali a pagamento in ambiente Windows consentono di leggere, modificare, riparare archivi di posta elettronica. Io non ne ho provati e quindi non ho da consigliarne. L'importante è raggiungere come risultato un'esportazione di dati dal proprio client in questi formati. In più, se con il tuo account di posta elettronica sei in grado di effettuare una configurazione con protocollo IMAP, potresti aver risolto comunque la maggior parte dei problemi. Bene, pochi passaggi e anche la gestione delle mail è stata trasferita all'interno dell'installazione Linux. È tutto. Nel prossimo video scopriremo insieme alcuni utilissimi programmi per creare e modificare documenti PDF. Grazie per l'attenzione, iscriviti al canale se vuoi ricevere notifiche di quando pubblico nuovi video e alla prossima. Ciao!